Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della One Angel Baby Challenge. Allora, è domenica, sono quasi le 7 e c'è il delirio in sta casa, è inutile dirlo. E in realtà oggi non è che succederà tantissimo, perché oggi compie gli anni solo Carlo, ma li compie verso sera. Adesso non me lo dice neanche, perché non me lo dici neanche? Eccolo qua, 17 ore. Succederà di più domani, perché domani è il compleanno di Isabel. Domani è il compleanno di Vittoria. Adesso ve lo faccio vedere. Responsabilità. Domani è il compleanno di Vittoria e sicuramente anche Siria riuscirà ad arrivare al 10, perché oggi la facciamo terminare l'abilità qui, e anche Alessio, quindi voglio dire domani succederà più roba. Però ho voluto lo stesso registrare anche il giorno prima, diciamo, per goderci un po' gli ultimi tiri di schioppo di Isabel, insomma. Allora, laviamo Kevin intanto, che abbiamo un sacco di cose da fare, quindi chi ha tempo non aspetti tempo, tu ti lavi, fai la pipì, ti lavi. E poi per favore mi finisci di leggere sta cosa della malizia, perché non se ne può più. Che in realtà 97%, quindi ci siamo, voglio dire. Lui invece, volevo già farlo arrivare al livello 4 di creatività, in modo che dopo dall'8 al 10 è un attimo. Qui hanno mangiato tutti. Allora cambiati, per favore, vestiti. Olè. Comunque le piante sono ridotte a una schifezza, basta che il giardiniere non venga 2 giorni, succede il disastro. Ma siccome lo pago, va a quel paese, non mi avrai mai, come si suol dire. No, i cesti sono sempre pieni, è una sorta di lotta contro il tempo. Allora frughiamo nella roba. Però questa cosa è pulita, quindi bene o male ne abbiamo uno solo. Cavolo, 24 simoleon da uno, e vediamo l'altro, 15 simoleon dall'altro, non male. Eccolo qua, ogni tanto si fa sentire, che il bello è che si fa sentire sempre quando Isabel si siede a mangiare, ogni volta. Questa poveretta non può neanche mangiare perché arriva a rompi maroni di turno a disturbarla. Allora, tu che compiti ci sei, però qua gioca con Kevin, con le bambole, non lo so, gioca con qualcuno, fai qualcosa. Tu dovresti esserci arrivata al livello 3. Ok, benissimo. Quindi non serve che vai avanti. E potresti giocare qui. Ah, pensavo che magari tuo fratello giocasse. Beh, però posso dirglielo io di giocare, no? Deve anche fare la pipì. Carini, però deve fare la pipì. Già, rovinato l'idillio. Perché non credo proprio la sappia ancora fare da solo, eh. Mi sembra che abbia ancora bisogno di una mano. Comunque sono stata a morire da ridere prima, raga, perché stavo giocando da sola il sabato, il giorno prima di oggi, diciamo, nel gioco, okay. Ovviamente. Ma perché? Questo mi dice sempre di no! Beh, dopo vieni lo stesso, cioè. Non ti lascio alternativa. Stavo giocando appunto sabato per poter poi arrivare alla domenica e registrare. Cos'è sta cosa? A creare legami con le costruzioni. Allora aspettate, telefoniamo. Oddio, telefona tuo papà, dai. Tu sei la versione bella di tuo papà. E sento un rumore strano, no? Tipo di tipo qualcosa così, no? Dico, madonna, le cuffie stanno andando a quel paese.
Allora, muovo gli attacchi, faccio brigo, insomma, sto cominciando a perdere la pazienza, proprio ho detto sì, sti cavoli. Invece era l'asciugatrice che si era rotta. Infatti, in certi momenti lo sentivo, in altri lo sentivo già meno. Dicevo, boh, vabbè. Bravissimo! Sì, vabbè. E invece era l'asciugatrice. Va a cagare, asciugatrice, ho detto. Non l'avevo fatta partire, brava Ebete. Ma che carini che giocano. E noi invece ci guardiamo il canale con i film d'azione. Tu svuotami i rifiuti perché a te serve ancora la responsabilità. Quindi con te dobbiamo lavorare su quella. Avete giocato? Continua a giocare anche tu, dai, arrivami al livello 4, poi giuro che ti lascio fare quello che vuoi. Non rompo più le balle. Lo so che non è responsabilità, però dovrebbe essere educazione, forse, venire a pulire. Però insomma, questa è responsabilità. Passare da lavatrice asciugatrice, portare la roba a lavare. Tanto male non ti fa, però tu hai anche, bravissima Alessia, le attività extracurricolari. Sì, parlo con me stessa in terza persona, non sono normale. Fai anche quelle, ma vieni a farle qui, eh? Ma sarai più comoda con i compiti appoggiati. Minchia, che padre cozza che abbiamo. No, se l'è fatta sul vasino, sì, sul vasino, sul pannolino. Imparando qualcosa di nuovo. Oh, una nuova abilità significa che si prospettano altre no novità meravigliose. Bel modo di vedere le cose. Pisellino, vai a far la nanna. Che ora che arrivi a letto si è distrutto. Lui sta facendo la scimmia, quindi tutto regolare. Lei sta facendo le attività extracurricolari, ma mi sa che forse lui. No, lui promosso no domani, perché è ancora al 7. Quindi no, però vabbè, insomma, almeno arrivare all'otto. Arrivare all'otto ce la possiamo fare. E dopodiché riponi il bucato quando hai finito i compiti, così mi aumenti la responsibility e l'Alessia è contenta. Parlare di sé in terza persona è sempre segno di pazzia. A quanto pare sto diventando pazza. Che volete che vi dica? Sì, beh, qua fra chiacchiere. Oh, Isabella che si mette a insegnarle a fare i compiti. Allora, servi qualcosa da mangiare? Perché non è che ci sia molto in frigo, cioè nel senso di quantità. Le ha finite? Sì. Olè. No, qua non c'è niente. Vabbè, lì non ho voglia di farne partire un'altra. C'è tempo. Questa è da svuotare. Oh, oddio, no! No! Isabel, vieni, urlagli dietro! E tu, Siria, vieni a pulire così aumenti la responsibility. Con la Z, la responsibility. Oh, Dio del cielo. Che stanchezza. Sono stanca io a vederla pulire. Voglio dire, sono seduta su una sedia, cioè, vabbè. Anche lì punti di vista. Dai, apparecchiamo la tavola, dai. Fai qualcosa di costruttivo nella tua vita. E lo portiamo qui. Che belli questi grigi. Sì, vabbè, neanche fatto in tempo a averli visti. No, Siria. Ma Siria, porca miseria, c'è una zuppa fresca appena fatta. E tu davvero ti vuoi mangiare il panino di ieri? Sei malato? Oh, amore, ha la febbre. Bimbi, venite a mangiare anche voi. Chi ha fame, ovviamente.
Hai fatto un brutto sogno. Allora vieni qua, così ti passa, non rompi la spelotas a nessuno. Ma perché sei seduto qua, vai a sederti qua? Cioè, potete parlare lo stesso, non siete mica sulla luna? In molti poi mi avete anche detto, è un peccato che non sia Siria la futura mamma per i capelli. Sì, vi immaginate, se con Isabel abbiamo avuto tutti i figli biondi, con questa li avevamo tutti rosso fuoco, cioè, sarebbe stato assurdo. Strano che non si sia messo a piangere prima, mentre Isabel stava mangiando. Là, ciao Bianca, dimmi tutto e poi riprendiamo il dipinto. Questo lo mettiamo via. Tu finisci di pulirmi e sparecchia gli ultimi posti. Poi ragazzi, non so cosa fare, dovete darmi una mano voi. Allora, domani Isabel diventa vecchia, no? E ovviamente devo continuare a farla, dobbiamo continuare a giocare con lei finché Vittoria non diventa giovane adulta e quindi può subentrare al posto della madre. E fin qua non ci sono problemi, la cosa è stata capita, è a posto. La mia domanda è per dopo, ovvero nel momento in cui scusate, Vittoria diventa giovane adulta, ovviamente Nicolas, Kevin e il piccolo Carlo non saranno ancora adulti, saranno... Cosa, penso adolescenti, bambini? La mia domanda è, nel regolamento non c'è scritto, perché ho guardato, che cosa facciamo? Cioè, nel senso, mandiamo via Isabel, cominciamo con le gravidanze di Vittoria finché anche gli ultimi tre fratelli di Vittoria sono grandi e vanno via? Oppure teniamo Isabel, che se non è che mi piaccia molto come idea, teniamo Isabel in casa finché anche gli altri fratelli non sono cresciuti. Onestamente, io opterei più per la prima proposta, cioè nel momento in cui Vittoria sarà giovane adulta, mandare via Isabel e i tre fratelli li finisce di crescere Vittoria, tanto saranno abbastanza grandi e c'è anche più posto, e quindi cominciare con le gravidanze di Vittoria. Io farei così personalmente. Ditemi anche voi cosa fareste, o la vostra idea, che magari si fa sempre in tempo a ripensare o riconsiderare qualcosa eventualmente. Perché proprio non lo so. Cioè, ho guardato anche il regolamento per essere sicura, per non fare una cavolata, insomma. Abbiamo rispettato il regolamento fino adesso, sarebbe davvero un peccato non rispettarlo più. Solo che non c'è scritto niente a riguardo, c'è solo scritto che in caso la figlia minore, quindi Vittoria, sia ancora piccola quando la matriarca diventa vecchia, la matriarca deve restare a casa finché la nuova mamma, quindi Vittoria in questo caso, sia dell'età giusta per poter avere figli, insomma, per poter continuare la sfida. Questa è l'unica cosa che dice il regolamento. Non c'è scritto altro. Dai, se fai la pipì poi vai a nanna, promesso. Dovremmo cambiare il look anche a Isabel quando diventa vecchia. Vestiti più che altro. Oh, che carine, si erano appena abbracciate. Allora, Siria, siccome domani abbiamo scuola, io ti consiglio di andare a letto. Proprio un consiglio spassionato, con tre S. Ah, oh, poverina Isabel è stanca, sono tipo 2 giorni che non dorme. Dai, Vicky, vai a letto anche tu. Così non ho pensieri. E aspettiamo che qualcuno si svegli. Ah, eccolo qua. L'ho detto, sì. Ah, il compleanno di Carlo. È vero.
È vero, l'abbiamo partorito di sera tarda. Ok. E allora facciamolo passare di età. Sì, allora. Vabbè, biondo ovviamente, dal primo all'ultimo proprio. Allora, Carlo è scatenato. Eccoli qua, solito bug. Cioè, ci serve un quarto lettino. Va bene, allora, fermi tutti. Eliminiamo già la culla e aggiungiamo il quarto lettino. Qui, come l'altra volta. Allora, a Isabel nel frattempo... le facciamo fare tutte le sue cose e cambiamo il look al piccolo Carlo. Allora, lui è Carlo, ovviamente biondo con gli occhi grigi come la mamma. Fatti tutti contenti che la nuova mamma sia Vittoria con i capelli castani, che almeno cambiamo un pochettino. Comunque, con i suoi abiti quotidiani, con un coniglietto, i suoi abiti formali da notte e da festa. Torniamo pure a noi. E Vittoria però, che due... pallonzole. Ah, sai usare il vasino da sola, benissimo. E questo, Isabel, puliscimelo tu. Aspettate, perché lui aveva fame, mi è venuto in mente adesso, infatti. E c'è qualcosa? Sì, questo qua è rimasto singolo, diciamo. Quindi vieni a mangiare. E poi mi pulisci anche questo, già che ci sei. Vestiti giocosi. Ah, abiti caldi, ok. Ma Siria... aspetta, ha svegliato tua sorella. Ragazzi, ma l'una e mezza? Vabbè che evidentemente lui è andato a letto presto. Ma torna a letto lo stesso. È l'una e mezza. Solo perché è l'una e mezza. E anche tu, Isabel. Soprattutto tu, che eri tanto stanca prima. Tanto qua, i bimbi ce la fanno. Faccio tutto io, non ti preoccupare. A giocare con le bambole finché non ti passa. Ah, ok, ti è passata. Vieni a letto allora, visto che ti era passata. Ah, ragazzi, pensare che siamo addirittura d'arrivo con Isabel. Basta, lui si è svegliato di nuovo, ma vabbè, dai, sono le 4 del mattino. Allora, visto che in frigo non credo ci sia molto, gioca con le bambole finché tua madre serve la colazione. In più, quando Isabel diventa anziana, la mandiamo anche in pensione, così ci danno i soldi quotidiani e fine. Non abbiamo rotture di balle in quel senso lì e siamo tutti contenti. Che succede? No, vai, cambiami. No. Oh, cos'è successo? Sì, vai ad abbracciare l'orsacchiotto tu. Sì, 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 bravissimo. Parla, ci fa un po' quello che ti pare. No! No! Ah, che come ti ho fatto ti distruggo, Per tenerti impegnato per fare una... No, a giocare con le bambole. Sei arrivato al livello 4? Sì, poveretto. Ti ho detto su parole per niente. Allora vatti a fare una doccia veloce. Io voglio fare troppe cose nello stesso momento. E va a finire che non ne faccio neanche una. Fatta bene, intendo. Ah, mamma, lei ha fame. Ah, mamma. No, lui resi. Ah, lui bisogna anche lavarlo. Lui è ancora molto triste. Oh, col pancione. Al pancione, guardate un pancione che cammina. Giustamente si rompe anche... Vabbè, non ho voglia di ripararla. Devo lavare un bambino dopo. Un puzzone. Oh,
un puzzone. Tra ragazzi, come puliva la casa l'uomo gatto? Nessuno al mondo, eh. Ma perché è arrabbiato? Scusa? Non serve essere arrabbiato. Con la casa delle bambole, poi perché? È in collera con le bambole. Basta con le bambole o mi metto a urlare? Sì, non serve essere così plateale, eh. Lava Kevin. No, troppo presto. Adesso possiamo dirglielo. Lava Kevin. Ma pensavo avesse finito di mangiare. Sì, Kevin, hai finito di mangiare, dai. Che non voglio dirlo una quarta volta. Cioè, guarda, tutta la famiglia è disgustata. Devo dirtelo una quarta volta? Devo dirlo una quarta volta! Sì, una quarta volta! Kevin. Kevin, ti prego. Ti prego. Ehi, signorina, bisogna andare a scuola, eh! Signorina, bisogna andare a scuola? Cos'è sta cosa che quasi alle 9 del mattino siete ancora a casa? Studia sodo e studia sodo. Non mica capita io, eh? No, prendiamoci ferie. Visto che tanto oggi invecchiamo, quindi cacchio me ne frega. E poi insegniamo sempre a Kevin a usare il vasino, sperando non se la faccia addosso nel frattempo. Sì, ma sto bambino ha dormito. Cioè. Mamma, questo ha fame. Nicolas ha fame. C'è qualcosa di. Sì, ma sono mangiucchiate queste. C'è quella che era da sola. Lì te la mangi là e confessiamo la verità. Cosa, Carlo? Ah, bisogno di attenzione. Vediamo se tua sorella può aiutarti in questo. No, c'è un tipo adesso. No, abbiamo un uomo. Avevamo la ragazza fino all'altro giorno. Ma sarà morta. Facciamo delle facce buffe anche. Chi è? Boh, l'educazione non c'è altro, non c'è la responsabilità. Oh, che carini! Che carini! Va meglio? Sì, decisamente. Allora, vieni a usare il vasino. Tu, Isabel, vai. Ah, mannaggia, erano le bollette queste. Pensavo fossero i regali, ero tutta. Vai, Isabel, a prendere la posta. Minchia, bisogna pagare. Corri, corri, corri! Abbiamo sbattuto fuori dal bagno il tizio. No, bisogna lavare anche lui, finché non abbiamo niente da fare, Nicolas. Carlo! Ti seguo le manine. Cioè, sei passato dal fare il disastro? Oddio, sono stanco morto! Anche tu, Vittoria, vai a dormire, che oggi è il grande giorno. Oh, ragazzi, è il compleanno di Isabel! Fai la pipì. Io inviterei anche gli altri figli, però, mannaggia, non riesco mica ad invitarli tutti, sono troppi. Come faccio a fare il compleanno? Dovrei chiamarne uno a uno, poi non riuscirebbero neanche a entrare dalla porta di casa. Scherzi a parte. Anche volendo. Fare le cose fatte in grande, cioè, vabbè, la porta ne posso sbloccare una,
Eventualmente. Io. Cioè, festa di compleanno. Sì, in festeggiato è Isabel. Gli ospiti, potremmo allora non mettere quelli che vivono in casa. Sì, cioè, guardate quanti figli. Massimo 15, togliendo loro 6 che vivono in casa. Magari solo i figli con cui ha un rapporto più stretto, tipo Luca, non è che abbia un rapporto strettissimo. Neanche più con loro, che sono proprio i primi figli più indietro, diciamo. Con gli ultimi ha un rapporto più stretto. Infatti siamo già arrivati a 15. E lo festeggiamo a casa. Sblocchiamo la porta. E poi tanto fra poco gli altri tornano da scuola, quindi direi che Siria manca ancora un po' di responsabilità. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Vai a dormire, fuori dalle balle, via. Tutti fuori dalle balle. Ciao Gaia! Beh, ringraziamo per la presenza. E tu vestiti a festa pure tu. Che non so perché chi organizza le feste non si veste mai. Mumba, Yali Goba. Oh, Zagu Warba. Siluna Piu. Bomzoi Dimpish. Madonna, è enorme! Asia! Sibuwa, Gularga Fenosa, Riusciamo a formare un gruppo? Sensini Forma un gruppo. E io che ho invitato? Mi ricordo più. Max l'ho invitato, ma chi si ricorda? Oh? Ah, non posso più aggiungere nessun altro. Michi Parsifay. Bro, yes. Sì, Max l'avevo invitato. Oh, Ciao, che bello vedere certe facce, ragazzi! Polino. Abbiamo Diana. Mi sarebbe piaciuto che lei fosse stata la nuova mamma, se devo dirvi la verità. Perché aveva degli occhi molto particolari. O anche Asia, cioè ce n'erano di figlie che avrei voluto diventassero le nuove mamme, diciamo. Volevo aspettare anche i due ragazzi che tornavano a casa. Hey Guna, Jabi, oh, Pimpini, Ciao ragazzi, i miei bimbi. Vai a pulire quello, per favore. Oh, amore, lui ha fame. No, che fine ha fatto? Cos'è il bug del tavolo? Sì. Intanto la roba sparisce. Vieni a prendere una porzione. Che lei deve lavarsi quando torna a casa perché è tutta zozza. Benissimo, è arrivata al 10 e lui è arrivato all'8, ma lei manca ancora la responsabilità, quindi potremmo. Ah, che lei non li conosce. Chi è che conosce lei? Gaia. Formare un gruppo con chi non è stato selezionato. Tipo, no? Vabbè, tranne magari i bambini piccoli. In modo che tutti abbiano, anche lui non lo conosce. Allora, direi che è arrivato il momento. Isabel, tanti auguri! Oh, ragazzi! Ragazzi! Isabel è diventata anziana.
dire tutti, ehi, sei un sim cambiato, fai che un sim raggiunga il massimo livello di magrezza e di grassezza nell'arco della vita. Adesso a che livello siamo? Cioè, cosa siamo, magri o grassi? I miei bimbi. Anche la Zoe la brutta c'è. E ovviamente menzioniamo un momento infantile imbarazzante. Mettiti a fare i compiti, perché io rompo i maroni anche in questo momento. Rovino il divertimento. Vedato, lei è su per i fatti suoi, quindi... Peccato non averli potuti invitare tutti, ma... Insomma, direi che c'è già troppa gente così. Però devo dire che Isabel è una gran fica. Pure d'anziana. Cara, si mette a fare i compiti in mezzo agli altri. Sentite che cagnara, santo cielo. Va bene, basta così, anche perché ho ancora dei bimbi piccoli. Sciogliamo pure il gruppo. Sciogli il gruppo. Tu anche. L'altro che avevamo creato. Quando volete andare via, sentitevi liberi di andare via. Cosa si è rotto? No, questo funziona. Cosa può essersi rotto? Ah, bella, bandino. Strano. Oh, no, la gente comincia ad andare via. Ed è anche il compleanno di Vittoria adesso. Anche il frigo! Anche Siria, madonna, che gran casino! Ma quello là cosa sta facendo? Mi sta riparando il frigo? Caro, mi ha riparato il frigo! Allora, direi, prima Siria... Responsabilità c'è, soffia sulle candeline, a 10 eravamo arrivati al 10. Oh, poi festeggiamo Vittoria. Olè! Ultimo tratto di Siria, buffa. Se mi aggiungessi le candeline invece di star piantata là, olè, forse adesso ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta. Allora, aiuta a soffiare le candeline, Vittoria. Andiamo a prenderla. Olè, auguri, Vittoria! Allora, come... Cos'era sta musichetta? Vabbè. Come aspirazione ha l'aspirazione estroversa, mentre come primo tratto ha il tratto amante della musica. Allora, aggiungiamo le candeline, mettiamo... Vabbè, ha voluto prenderci un pezzo. Non importa. Pazienza, tanto sicuramente sarebbe andata male di lì a poco.
Ok, allora ragazzi, adesso io, come al solito, mando via di casa Siria e ci vediamo nel caso che rifaccio il look a Vittoria e anche a Isabel cambierò dei vestiti, quindi ci vediamo subitissimo. Allora, ma le sopracciglia le voglio grigie però. Non le voglio bionde. L'ho lasciata uguale come look, ho cambiato gli abiti. Questo è il solito quotidiano, formale e sportivo sono rimasti uguali perché tanto da notte, da festa e il costume da bagno. Torniamo pure a noi. Eccoci! Allora, prima di concludere l'episodio, io volevo sistemare un po' la questione. Per esempio, c'era un bambino che aveva disperatamente bisogno di un bagno. Lui, Carlo. Allora, fai un bagno a Carlo. Andiamo? Olla. Ecco niente, lui se l'è fatta nelle mutande. Non l'hai lavato, Isabel. Non c'è più niente da mangiare, abbiamo un bambino affamato. Non l'hai lavato. Non è utile che mi dici balle. A me non la vieni a raccontare. Dai, che è tutto sporco, che schifo. Allora, vieni a prendere dei biscotti, li diamo a tuo fratello. Ma come ci sei finito lì dentro? No, ma scusate. No, vabbè, ragazzi. Non ho parole. Allora, facciamo che la questione la risolvo io, perché come vedete qua la situazione è piuttosto tragica, quindi la risolvo io e punto e basta. Quindi lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!